Buonasera, puntata numero 18 di Pop Politik, il consueto format di intrattenimento sui temi della politica e dell'attualità per la città di Taranto e per la nostra provincia. Passo subito a presentare gli ospiti che mi accompagneranno questa sera nel dibattito. Il segretario provinciale della CGIL, buonasera Paolo Peluso. Buonasera. Bentornato al segretario provinciale della CISL, Antonio Castellucci. Buonasera. E bentornato anche al segretario provinciale della UIL, Giancarlo Turi. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, partirei subito con il segretario della CISL. Ieri è stata questa giornata importante per il mondo del lavoro, con il sindacato che chiaramente è protagonista di dinamiche di questo genere. C'è stata una lunga intervista che il segretario nazionale della CGIL, Landini, ha dato e ha concesso a Repubblica. Landini parla di una situazione per la quale oggi non ci sarebbero più le condizioni affinché il sindacato resti diviso con tre sigle. Mancano le questioni politiche, economiche e anche sociali di un tempo e quindi auspica una unificazione delle tre sigle sindacali, un'unificazione dice che parta dal basso e che non sia invece un'operazione burocratica. Un parere rapido ai segretari delle tre appunto organizzazioni confederali qui presenti. Partirei proprio da Castellucci. Sì, Landini ha lanciato l'unitarietà di CGIL CISL e UIL, che sicuramente per quanto ci riguarda non è completamente nuovo, perché già con il nostro segretario D'Antoni era stata lanciata negli anni passati questa possibilità. È indubbio, o diciamo questa proposta più che altro, è indubbio che CGIL CISL e UIL rappresentano circa 13 milioni di lavoratori e di pensionati in tutta Italia. Però, così come anche si è espressa la nostra segretaria generale nazionale, Anna Maria Furlan, è un processo che obiettivamente non dall'alto, perché comunque sia un processo calato dall'alto, tanta gente non lo capirebbe, sarebbe davvero molto complesso. Quindi sicuramente è importante che si parli di unitarietà di CGIL CISL e UIL, però è altrettanto importante oggi, per le difficoltà che ci sono, innanzitutto continuare a lavorare così come si sta facendo, perché il percorso avviato da CGIL CISL e UIL in questi anni è un percorso molto importante, che sicuramente attraverso anche le attività e l'attività che si svolge sui territori, sul territorio, facendo riferimento sul nostro territorio di Taranto in particolare, è già un lavoro importante e unitario. Però è indubbio che il segretario Landini l'ha buttata come proposta. Ci saranno delle valutazioni da parte di UIL e CISL, però ripeto, per quanto ci riguarda sicuramente è un processo molto articolato e complesso, e che sicuramente va prima compreso appunto dal basso e non certo da dinamiche che vengono calate dal livello, voglio dire, dall'alto, dal livello nazionale. Quindi noi proseguiamo la nostra attività unitaria, che è un'attività molto importante e soprattutto su TAR io direi straordinaria, come si è dimostrato in questi anni. Però sicuramente queste dinamiche per il momento le lasciamo, diciamo, in capo al nazionale per tutte le valutazioni del caso. Ecco, Turi, quando ha tentato la politica di fare operazioni di questo tipo non è proprio andata benissimo, parlo sia per quanto riguarda i partiti di sinistra, il PD e questa unione tra ex comunisti e post democristiani, che poi non ha sortito un grande risultato, non soltanto da un punto di vista elettorale ma anche della proposta politico-culturale. Stessa cosa dicasi a destra con l'unione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, quindi una semplificazione del quadro che riguardasse un po' i partiti di stampo conservatore. Può riuscire invece al sindacato l'operazione che alla politica e ai partiti è stata piuttosto complessa? Ma diciamo che Landini ha scelto un momento importante, perché l'occasione era di quelle importanti per lanciare una proposizione decisamente intrigante. Io penso che in questo momento il messaggio è arrivato forte, è arrivato importante, e al di là della praticabilità noi cogliamo un invito. L'invito a serrare i ranghi,
a lavorare ancora di più insieme, più di quanto non abbiamo fatto in passato, e soprattutto, naturalmente, in un momento così difficile per il Paese, questo appello, al di là, diciamo, della proposta in sé per sé, significa sostanzialmente lavoriamo insieme, lavoriamo ancora di più. Oltretutto il messaggio, diciamo, giustamente Landini dice la proposta deve partire dal basso, perché probabilmente è un po' più agevole. Vista dal basso è un'operazione articolata da sviluppare. Io penso che se iniziamo a lavorare, diciamo, iniziamo a darci le... noi siamo sempre abituati a fare, e se traguardiamo il settore, io penso che l'obiettivo può non essere un obiettivo impossibile. In questo momento, certo, viene più facile da guardare all'unità del sindacato che all'unicità, però indubbiamente noi cogliamo, come dire, il monito, che è molto molto importante, e coglie in un momento in cui il Paese ha bisogno di punti di riferimento importanti, e il sindacato deve fare uno sforzo ancora più grosso, uno sforzo ancora più grande, perché nei momenti di noi avvertiamo il peso di questa funzione, che va sicuramente oltre quella canonica. Quindi ben venga l'invito di Landini, interessante, diciamo, l'idea. Iniziamo a stare ancora più vicini, riprendiamo i percorsi su rappresentanza e rappresentatività, che già segnavano un percorso importante, e naturalmente, per quello che riguarda, ecco, così andiamo sull'esperienza territoriale, diciamo, oggettivamente è un problema poco avvertito sul territorio. Questo sindacato molto complicato riesce tranquillamente a tenere le posizioni in maniera piuttosto sinergica, e naturalmente abbiamo un senso di responsabilità, un senso di attaccamento a quelli che sono gli obiettivi da conseguire, che in questo momento ci consente di superare a più pari anche le difficoltà che possono sorgere fra di noi. Come dire, il senso di concretezza e naturalmente di grande lealtà in questo momento ci dà la possibilità di guardare con serenità anche ad un obiettivo di quella portata e di quell'importanza. Quindi oggettivamente non ci troverebbe assolutamente impreparati a una operazione del genere. Ecco, Peluso, il monito che lancia il suo segretario nazionale, come viene raccolto anche dalle realtà periferiche, qual è la sua posizione in tal senso? Ma intanto io penso che, a differenza del passato, o meglio, più che nel passato, oggi la questione dell'unità sindacale va vista anche come richiamo all'unità del mondo del lavoro. Perché se noi non teniamo conto che ci sono migliaia di lavoratori che non sono contrattualizzati, ci sono, il lavoro è in continua trasformazione, ci sono tantissime situazioni in cui lavoratori e lavoratrici non hanno nessuna forma di rappresentanza, o hanno difficoltà a crearsi una forma di rappresentanza, e persino in taluni casi è difficile collocarli in un settore merceologico, in un ambito contrattuale. Vedi la questione dei radar, per esempio, no? Che pure è stata affrontata, però con grandissime difficoltà, e ancora non risolta. Questo è uno dei tantissimi esempi. Allora, di fronte alla frammentazione del mondo del lavoro e alla necessità di richiamare l'unità del mondo del lavoro, cioè di ragionare in termini di diffusione dei diritti, di uguaglianza dei diritti, non soltanto in termini di, come dire, una forma di rappresentanza purché sia, e considerato che ormai l'interlocutore politico che noi abbiamo da anni, ma soprattutto si va ancora consolidando questa idea, non è un interlocutore che facilita un percorso di riconoscimento della rappresentanza sindacale e della rappresentatività, ci manca ancora la legge sulla rappresentatività sindacale, per esempio. Allora noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale anche il lavoro unitario delle organizzazioni sindacali rischia a volte di come dire, trovare un ostacolo, che è un ostacolo nell'interlocuzione politica e di conseguenza anche nell'interlocuzione con il mondo imprenditoriale.
Quando Landini dice deve partire dal basso, non è solo un richiamo al fatto che non deve essere ovviamente un'operazione burocratica, no, di risistemazione, come dire, dei livelli dirigenziali dell'organizzazione. Non soltanto i lavoratori già rappresentati, ma proprio anche quelli che una rappresentanza non ce l'hanno. Quindi un processo fortemente inclusivo. Ecco, guardandolo da questo punto di vista, la proposta è di grandissimo impatto. Allora è chiaro che se noi la guardiamo da un punto di vista meramente, come dire, burocratico, organizzativo, gestionale, le perplessità sono tantissime, perché sarebbe un processo molto complicato, no? Non è un processo di razionalizzazione quello che chiede Landini. Quello che chiede Landini è un processo di riconquista di radici profonde nell'ambito di un mondo del lavoro in continua trasformazione, e quindi di forte modernizzazione dell'agire sindacale. Ecco, da questo punto di vista noi siamo più che pronti. Del resto è stato il messaggio che lui ha lanciato al congresso della CGIL quando è stato eletto, ed è stato un messaggio che tutta l'organizzazione ha approvato e sulla quale appunto è pronto a lavorare. Ma attenzione, essere pronto a lavorare vuol dire proprio quello, vuol dire coinvolgere i lavoratori in una discussione, in una costruzione di un percorso che porta all'unità, non andare dai lavoratori a dire adesso facciamo un'unità sindacale, perché se fosse così i lavoratori magari l'accetterebbero anche, però non so fino a che punto si convincerebbero che stiamo facendo un'operazione che dà più forza a loro e non più forza alle strutture sindacali. Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di dare più forza ai lavoratori e quindi di fare in modo che i nostri interlocutori, sia imprenditori e governo, capiscano che di fronte hanno la richiesta di riconoscimento di diritti contrattuali, di diritti salariali, di dignità del lavoro, che è una richiesta diffusa e non è una richiesta di nicchia o comunque soltanto di quelle famose categorie protette che un tempo si diceva. Ecco Turi, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la visita del ministro Di Maio, si è tornato a parlare di contratto istituzionale di sviluppo e di opportunità per questo territorio. Come è andato questo incontro con il vice premier? Ma noi abbiamo, diciamo, dato immediatamente un giudizio positivo, perché diciamo, anche se con qualche lentezza, si è ripreso un percorso che noi stessi avevamo, diciamo, ci eravamo in qualche modo impegnati perché si riprendesse. Ne conoscevamo le potenzialità, l'importante impatto che ha avuto sulla soluzione dei problemi del territorio. Quindi sicuramente un fatto assolutamente importante aver ripreso un percorso interrotto. Quindi su questo, a prescindere da ogni faccenda, il giudizio non poteva che essere positivo. Naturalmente, poi entrando nel merito delle questioni, io penso che quella del, diciamo, la prima del nuovo governo, diciamo, l'abbiamo valutata come un momento di interlocuzione, come dire, riprendiamo un ragionamento interrotto, e naturalmente da parte nostra, come dire, il giudizio sospeso. Quindi non evitiamo di essere troppo frettolosi nelle valutazioni, di essere troppo frettolosi nei giudizi. Ci siamo naturalmente, attraverso un documento unitario, abbiamo riproposto le ragioni, diciamo, le nostre ragioni sulle diverse questioni, però, come dire, mi rivedrà a distanza di 2 mesi, diciamo, diamo il tempo perché si possa capire come funziona, come deve funzionare quella macchina che, diciamo, ha avuto momenti diciamo, di estrema importanza nel territorio, perché al di là di quella che era la funzione, diciamo, strettamente tecnica, era l'unico momento di collegamento fra le istituzioni, le parti sociali e la politica del territorio. Come dire, è stata per più di qualche anno un'autentica cabina di regia dove ognuno ha potuto esprimere le proprie opinioni e ha potuto dare il suo contributo. Quindi noi ci eravamo molto appassionati a quell'idea, e di conseguenza aver ripreso un percorso ci è sembrato un fatto assolutamente necessario. Nel merito, ripeto, è evidente, diciamo, c'è più di qualche cosa da valutare,
ma naturalmente ne avremo l'occasione di lì a breve, visto che la seduta è stata cadenzata a distanza di un bimestre, quindi noi ci auguriamo che in quella sede si possa entrare un pochino più nel merito delle vicende. E perché un'ultima considerazione, è evidente che una prima parte del ragionamento è stata condotta e ha riguardato il periodo che va dall'istituzione del contratto, quindi dal 2015 al 2018. Adesso sostanzialmente non è che si può pensare che questa fase debba essere dedicata semplicemente all'esaurimento del primo tronco, bisogna mettere in campo una programmazione successiva e come tale naturalmente a fronte di un nuovo triennio, mettiamola così, è evidente che ci sembra che si mettano da una parte in campo i progetti utili per il territorio, dall'altra parte, come dire, si riprende a ragionare sulle cose che non sono state fatte. Quindi insomma mi è sembrato un po' semplicistica. Quindi un giudizio positivo sulla... Un po' semplicistica, non si tratta solamente di completare un lavoro avviato, ma si tratta di avviarne una seconda parte. Ecco Peruso, ma concretamente, tra due mesi ci si rivede con il Ministro, si fa il punto della situazione, ma concretamente come si rende operativo il CIS? Questo tema è stato affrontato nell'incontro avuto con il Ministro? Sì, intanto l'incontro è stato da noi moltissimo sollecitato nei mesi precedenti, come ha detto Giancarlo ci ha messo del tempo per riprendere, questo sicuramente condividiamo questo aspetto positivo. Il punto è che però non è, anzi la preoccupazione che avevamo è che riprendesse non dal dove si era lasciato il lavoro, ma magari con un'impostazione completamente diversa, peraltro con il rischio che diventasse qualcosa di esterno, di estraneo al territorio, cioè con una discussione fatta tutta a Roma e facendo venir meno anche, come dire, in qualche modo il raccordo interistituzionale. E adesso bisogna intanto trasformare quelle risorse sulla carta in risorse spendibili veramente, che ricordiamo sul territorio, essere di... perché quasi un miliardo di euro, una parte diciamo minima è stata già investita prevalentemente sui lavori del porto, pochissimo è stato fatto sulle bonifiche. Sono sicuramente soldi che non saranno sufficienti a risolvere tutti i problemi, ma intanto sono un pezzo di risorse che è bene che si mettano in moto, è bene anche che si snelliscano i processi, cioè a volte tra la decisione, la valutazione, i passaggi burocratici, le discussioni eccetera ci si mette troppo tempo, con il rischio anche che quando poi si fanno i bandi si incontrano difficoltà, cioè, ci sono alcune questioni che ormai se ne parla da tantissimo, sono urgenti, penso l'intervento sui tamburi, la foresta urbana, pensiamo alle vecchie dove almeno alcune risorse sono già state postate per poter fare i primi interventi, ci sono diciamo delle cose già programmate, però sono passati già alcuni anni e soltanto una parte se ne è fatta, quindi il metodo che sono più o meno definite, salvo nuovi investimenti, bisognerebbe porre molta attenzione alle procedure, cioè fare in modo che, non vi siano gli intoppi che pure in passato purtroppo abbiamo causa della difficoltà degli enti locali tra interloquire e di trovare rapidamente le soluzioni. Ecco, un ruolo, essere facilitatore e soprattutto a rimuovere, ecco, quegli ostacoli burocratici, a volte anche non solo burocratici, che si frappongono alla esecuzione rapida poi delle opere che sono state programmate. Ecco, in questo noi confidiamo che si cercherà di recuperare il tempo perso. Aggiungo solo una cosa, sì, tra le novità, l'unica novità è questo polo tecnologico. Forse ci vorranno anni e anni perché si realizzi, però già il fatto stesso che si sia vista anche nella necessità di impiantare a Taranto un polo che è anche un polo di ricerca, è un polo dove si fa ricerca e innovazione, quindi si supporta anche la riconversione industriale oltre che culturale e sociale del territorio, beh, questa è un'altra impresa importante, speriamo che non sia soltanto una, come dire, una promessa
giusto per fare audience, ma che sia un fatto concreto, e i presupposti ci potrebbero essere, e quindi l'avvertenza è: facciamo però sempre riferimento alle risorse anche intellettuali locali, perché escluderle da questo processo significherebbe rallentare moltissimo il percorso. Vanno richiamate a responsabilità le istituzioni, le università, va richiamata l'Università di Bari, anche il CNR che abbiamo sul territorio, gli enti di ricerca, non perché non ce n'abbiano una responsabilità di questo percorso, non tenerla al di fuori. Ci è sembrato invece a un certo punto che ci fosse un messaggio un po' ambiguo quando il vice ministro Di Maio ha detto: abbiamo individuato una serie di esperti che mettiamo a disposizione del territorio. Allora va benissimo anche avere esperti che vengano da fuori, del resto lo stiamo vedendo anche con la progettazione urbana, no? Si fa riferimento anche a studi, a diciamo esperti che vengono da, possono diciamo, determinare un valore aggiunto, sicuramente, ma non puoi farlo però escludendo in ogni caso chi vive il territorio, chi lo conosce. Può essere anche qualche volta un problema in più, ma questo problema va affrontato e risolto. Ecco, Castellucci, questo incontro sul CIS riapre un tema importante anche di svolta per il territorio, perché parliamo di risorse consistenti, lo dicevano prima sia Turi che Peluso. Credo che anche all'interno di quel discorso è legato la realizzazione del nuovo ospedale, correggetemi se sbaglio, cioè le risorse sono all'interno anche lì del CIS, e quindi c'è la possibilità realmente di dotare questo territorio di interventi importanti. Infatti, perché parliamo di oltre 1 miliardo di risorse disponibili, quantomeno dovrebbero arrivare sul territorio di Taranto. Noi dal primo momento abbiamo considerato che il CIS fosse uno strumento importantissimo per il territorio di Taranto, per l'area di crisi di Taranto, ma per tutto il territorio fondamentalmente, perché la questione sanità, per esempio, dove sono allocati di oltre 200 milioni a disposizione per la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo, ma ci sono anche 70 milioni di euro a disposizione per l'ammodernamento delle strumentazioni che dovrebbero appunto essere messe a disposizione della stessa ASL di Taranto. È indubbio che il CIS è uno strumento importante, ma che, come si diceva prima, la nostra valutazione in prima battuta è stata positiva per la convocazione e perché siamo stati chiamati, però è indubbio che noi chiediamo che ci sia anche una partecipazione attiva a quel tavolo, perché per quanto ci riguarda noi, ma poi anche rispetto a quello che è stato anche il tavolo negli anni passati, sicuramente una cabina di regia a tutti gli effetti, dove comunque rilanciare sul territorio tutta una serie di programmazione del CIS. L'aspetto più importante è che noi l'abbiamo anche rimarcato nel documento che abbiamo consegnato in occasione della venuta del ministro Di Maio, è che bisogna accelerare. Questo anno, che sostanzialmente non so se l'abbiamo perso o non lo so che cosa, però innanzitutto è passato un anno dall'ultima convocazione, è un anno che è rimasto tutto fermo. È un anno anche perché da quello che abbiamo poi su quello rispetto poi a quello è l'anno di passaggio vecchio al nuovo governo. Sì, da aprile 2018 a aprile 2019 sostanzialmente è stato fatto il punto della situazione, tranne qualche novità, come diceva Paolo, il collega. Quindi noi ci aspettiamo adesso che ci sia un'accelerazione, ma soprattutto quello che il ministro Di Maio diciamo ha portato in termini, se vogliamo, di novità, la presenza anche degli altri ministri, che metterebbe a disposizione, così come anche aveva fatto il governo precedente, se vogliamo, però in maniera probabilmente più attiva, per l'avanzamento dei lavori programmati e l'esecuzione dei lavori. È indubbio che è fondamentale l'attività dell'ente comune di Taranto, perché tante schede di progettazione sono state presentate e valutate dallo stesso comune. Però è altrettanto importante che ci sia una
sintesi pure del territorio, e qui ecco perché noi anche come parti sociali chiediamo che ci sia un coinvolgimento, perché all'interno di chiamate quelle, anche cabine di regia. Cabine di regia, assolutamente, perché all'interno del contratto istituzionale di sviluppo, per esempio, c'è il famoso articolo 9 o la cosiddetta clausola sociale, che riguarda, che noi abbiamo lavorato come CGIL CISL e UIL a tutti i livelli, addirittura anche con i nostri livelli nazionali e con la stessa Confindustria, con ANCE in particolare, dove sostanzialmente andiamo a tracciare un percorso per poter utilizzare sia i dipendenti che sono stati espulsi, quindi persone del territorio, dal mondo del lavoro, ma anche imprese locali. E quindi qui il contratto istituzionale di sviluppo lo dobbiamo intendere proprio su questo, perché al di là delle opere che si devono fare, ma se dobbiamo generare benessere, se dobbiamo generare sviluppo del territorio, al di là delle infrastrutture, anche perché senza infrastrutture non ci può essere assolutamente sviluppo per il territorio, noi contiamo che debbano essere prese in considerazione la manodopera locale e le imprese locali. È naturale che è altrettanto complessa la macchina del CIS. Evitando di far sì che accada quello che è accaduto con l'indotto Ilva, però, Castelluccia. Assolutamente, assolutamente. Però è indubbio anche che noi, la cabina di regia del CIS, auspichiamo che possa funzionare bene, in modo che sia, come dire, monitorata a 360 gradi la questione, e quindi ci sia un monitoraggio certo, un monitoraggio quindi di come anche proseguire questi lavori del CIS, ma soprattutto che ci siano appunto delle ricadute positive, perché altrimenti, se non ci sono ricadute sul territorio in termini di occupazione, di lavoro, al di là di quello che può essere la infrastruttura, facevamo prima riferimento all'ospedale, alla costruzione dell'ospedale, però non ci sono poi in termini, voglio dire, anche di benessere in termini economici del territorio come dipendenti e aziende, sarà, diciamo, una realizzazione parziale di quello che può essere appunto il benessere del territorio. Quindi noi ci auguriamo che, rispetto a questa nuova fase che il governo, attraverso la presenza del ministro Di Maio e degli altri ministri che sono venuti qui a Taranto, ci sia la consapevolezza che noi siamo Taranto, attraverso il contratto istituzionale di sviluppo, è collegato nel sud del paese, e abbiamo necessità di infrastrutture realizzate, di infrastrutture che possono generare lo sviluppo che chiediamo, e quindi completare quello che si è programmato in quegli anni, ma sicuramente anche investendo e quindi dando la possibilità di nuove risorse. Facendo attenzione anche a dove si costruisce questo ospedale, perché è kafkiana la situazione per cui vogliamo costruire un ospedale su un'area che è stata chiusa con ordinanza sindacale perché altamente inquinata. Ma questo è un altro discorso, facciamoli arrivare i soldi e poi stiamo attenti a come li spendiamo, certo, e i luoghi dove andiamo ad edificare queste importanti infrastrutture per uso. Il tema della puntata di questa sera è quello del federalismo e del regionalismo differenziato, a seconda di come lo si vuol chiamare. Abbiamo titolato per l'appunto questa nostra puntata La secessione silenziosa, cioè sta passando questa idea per cui il paese è possibile, come dire, spaccarlo. È una definizione del professor Gianfranco Viesti, che chiama questa idea lo spacca Italia, e dobbiamo dire la verità, non se ne parla molto, sta passando un po' sotto traccia sui giornali, la grande stampa nazionale tira la volata a regioni come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, per ragioni anche comprensibili, perché sono localizzati tutte in quell'area del paese, quindi hanno anche interessi al che un proposito di questo tipo possa essere portato a compimento. Ma se dovesse essere così, noi rischiamo seriamente di minare l'unità nazionale. Intanto, tra il 20 e il 24, noi promuoveremo a tutti i livelli una discussione anche tra i lavoratori e i cittadini, quindi faremo iniziative proprio per rispondere a questo problema, cioè è una discussione che si fa sotto traccia o spesso viene limitata soltanto a certi ambienti, anche perché è una discussione complessa, non è molto semplice parlare di questo argomento e capire esattamente quello che sta accadendo. La prima cosa più grave, però, che bisogna dire, al di là della discussione sull'autonomia differenziata,
e quindi sul merito, e che si pensa di eludere, di escludere il Parlamento da questa discussione. Cioè il fatto più grave è che si pensa ad una commissione paritetica governo-regioni, regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata, quindi regione per regione peraltro, quindi Stato Lombardia, Stato Veneto, Emilia Romagna, e se c'è qualcun altro che chiederà qualcosa si vedrà. Questo vuol dire che si tende a fare un accordo quindi tra due soggetti. Questo accordo diventerebbe vincolante per 10 anni senza possibilità di rivederlo anche in caso di risultati negativi, se non è d'accordo la regione interessata. Il Parlamento verrebbe escluso dalla discussione, quindi non potrebbe emendare l'intesa tra il governo e la regione interessata, e questo è tanto più grave perché appunto polarizza la discussione, cioè il governo discute con la regione che ne fa richiesta di quali sono le condizioni di questa autonomia. Di quali sono le ricadute sul resto del paese non c'è nessun luogo dove si discute. Perché ci possono essere delle ricadute? La dico nella maniera più sintetica. Diciamo che in quel caso l'unica strada che poi rimarrebbe sarebbe quella del ricorso alla Corte Costituzionale. Sarebbe quella del ricorso alla Corte Costituzionale in relazione alle materie, in relazione alle singole materie. Potrebbe questo determinare uno stallo, una confusione ancora più grande, perché poi avremo una fase nella quale non si capisce bene più se certe materie deve governarle lo Stato deve governare la regione, e qual è il nocciolo di questa, del merito di questa questione, al di là delle singole materie che possono essere maggiori competenze sulla sanità, maggiori competenze sull'istruzione e soprattutto la leva fiscale. Cioè tutto è un problema di risorse. Queste regioni, in particolare Lombardia e Veneto, ma ovviamente il tema non può escludere anche l'Emilia da questo ragionamento, in sostanza chiedono di mantenere sul territorio le risorse fiscali in misura molto maggiore di quella che avviene oggi. Arrivando al 90%. Arrivando fino al 90%. Questo che vuol dire? Che tutto ciò che viene prodotto in termini di prelievo fiscale rimane lì e quindi può essere speso lì. Oggi il meccanismo invece prevede la possibilità di una perequazione sul territorio, cioè sul territorio nazionale. Prevede un principio solidaristico e quindi è possibile che la parte eccedente, le risorse disponibili di una regione, venga poi redistribuita alle regioni che più ne hanno bisogno. Quindi tu devi discutere in un luogo che è il Parlamento, non puoi discutere in un luogo privilegiato che è una commissione paritetica. L'altro punto però nodale è la questione dei livelli essenziali delle prestazioni, perché la Costituzione cosa dice? Nell'articolo che poi ha riformato queste materie, prevedendo che appunto lo Stato si occupasse di alcune cose in esclusiva, mentre le regioni si potessero concorrere su altre materie. Penso alla sanità, le regioni hanno un notevole impegno di spesa sulla sanità, quindi non è che viene deciso tutto a livello nazionale, però c'è un servizio sanitario nazionale che può funzionare soltanto se c'è un ruolo dello Stato molto forte. Ma perché funzioni bene? Occorre che si stabiliscono per esempio i livelli essenziali delle prestazioni, in ambito sociale, sociosanitario, sanitario, nell'ambito dell'istruzione e quant'altro. La Costituzione pone l'obbligo allo Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che non è stata fatta finora. Se non si fa prima questo passaggio, qualsiasi ragionamento sull'autonomia, sul potenziamento dell'autonomia, sull'autonomia differenziata, che vuol dire che ci sono regioni che hanno autonomia maggiore su alcune materie, altre minori, eccetera, in questo senso è differenziata, con addirittura la possibilità appunto di mantenere le risorse fiscali quasi tutte sul territorio. Beh, se non abbiamo definito questo, noi che cosa rischiamo di avere? Rischiamo di avere una parte consistente di cittadini, soprattutto quelli del Mezzogiorno, che non solo avranno meno risorse a loro disposizione, e già oggi la spesa pro capite ha un differenziale notevole tra il nord, il centro-nord e il sud, cioè si spende molto di più, cioè la spesa pubblica è molto maggiore al nord e al centro-nord rispetto al sud. Quindi già hai un problema di questo tipo, questo problema si aggrava
e peraltro non avendo i livelli essenziali delle prestazioni tu non sei più garantito nei diritti che sancisce la Costituzione. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Poi ci sono tutte le ricadute, penso al tema dell'istruzione. Poi ci torniamo. Ovviamente... Turi, l'assunto dal quale partono i governatori delle tre regioni prima nominate, a dire il vero se il meccanismo dovesse innescarsi ci sono già le richieste anche di Liguria e Piemonte di accodarsi a questo tipo di disegno, e diciamo che noi in Puglia abbiamo anche un governatore che non si lascia mancare alcune sortite quantomeno originali, perché anche egli aveva tentato nei mesi scorsi di inserirsi in questo discorso, poi fortunatamente qualcuno lo ha riportato alla ragione. Ma il tema è questo, cioè poggia tutto sul concetto di residuo fiscale, lo diceva prima Peluso. Io produco un gettito fiscale, a fronte di questo gettito fiscale devo trattenere il 90% di quel gettito fiscale, perché le regioni del nord sostengono che il gettito fiscale che viene prodotto è di gran lunga superiore a quanto lo Stato ritorna le stesse in termini di spesa pubblica. Tesi questa che è stata completamente confutata da un sociologo e da uno statistico come Luca Ricolfi, che è persona del nord e quindi non sicuramente uno che può avere simpatie per il Mezzogiorno d'Italia, il quale dice: guardate che a chi realmente spetterebbe intestarsi una battaglia di questo tipo dovrebbero essere proprio le regioni del sud, perché a fronte del gettito fiscale prodotto la spesa pubblica che gli viene ritornata è di gran lunga inferiore. Quindi siamo veramente, come dire, in una situazione in cui le regioni del nord rivendicano qualcosa, Mezzogiorno d'Italia hanno posizioni di vantaggio, ma venuto di questa posizione. E quindi la considerazione proprio sui temi legati a un assunto che è sbagliato e che può determinare poi, rispetto alle cose che diceva Peluso, una sanità diversa, una pubblica istruzione diversa, un sistema anche infrastrutturale diverso, come già avviene fra due aree del paese. Quindi miniamo realmente quella che è un principio fondamentale, cioè l'unità del paese stesso. Ma diciamo che la questione non è che nasce recentemente, la questione nasce con la riforma costituzionale del 2001. Quindi questo spazio, che poi diciamo a nostro giudizio molto inopinatamente alcune regioni stanno tentando di utilizzare, nasce su una scelta effettuata quasi 20 anni fa. Recentemente anche il governo Gentiloni, insomma, era stato piuttosto distratto sul punto, mettiamola così. Per cui è evidente che adesso stanno andando a maturazione in senso negativo tutta una serie di situazioni che non erano state valutate con attenzione. Quindi oggi il problema essenzialmente, diciamo, per quello che ci riguarda, essendo diciamo soggetti che della democrazia ne fanno diciamo una professione, oltre che della lealtà nei confronti dei cittadini, il problema è che il tema va discusso. Non è possibile che un ragionamento che ha delle implicazioni importantissime per la vita dei cittadini rischi addirittura di passare nel silenzio generale. Quindi oggi il nostro compito qual è? Cosa che abbiamo già fatto da diversi mesi a questa parte, probabilmente dovremmo impegnarci molto di più, cioè aprire un ragionamento che sia fatto con i cittadini, che sia fatto con le istituzioni e che in qualche modo ponga in evidenza i rischi che stanno all'interno di questo progetto. Quindi la prima missione è quella di evitare che una discussione di questa portata venga svilita a un ragionamento condotto nel chiuso di qualche stanza. Quindi credo che, diciamo, anche se non ancora netta, però le questioni stanno emergendo. Rispetto all'inizio dell'autunno, dove la questione veramente era patrimonio di pochi, adesso se ne discute e se ne inizia a discutere tanto. E tant'è vero che il governo, che aveva già programmato una chiusura, una sorta di blitz, ha dovuto in qualche modo recuperare le posizioni. Nel frattempo, all'interno della maggioranza si stanno creando sempre più delle divisioni abbastanza profonde, e questo naturalmente, diciamo, lo valutiamo positivamente. Io entro nel merito delle vicende. È evidente che diciamo, su queste materie
ognuno deve capire bene quello che accade e poi fare le scelte che vanno fatte. Quindi, diciamo, impensabile che il discorso si possa ridurre a una governo-regione, governo-singola-regione. Quindi è un rischio che va immediatamente scongiurato. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo questo compito importante, tant'è che al centro di tutte le piattaforme di CGL e CISL e UIL questo tema del regionalismo differenziato sta lì ben evidente, quindi sta lì con una lettura, diciamo, sufficientemente univoca al nostro interno, e sta lì perché naturalmente abbiamo bisogno di discuterne naturalmente con dei limiti, perché non è che a tutto. Noi siamo pregiudizialmente ostili a tutto quello che può separare il paese. Quindi è evidente che nei passaggi che avete già fatto è di tutta evidenza che un paese come questo, che è già caratterizzato da forti squilibri geografici, un'azione di questa maniera, condotta così come la si vorrebbe condurre, è destinata sicuramente a creare profonde lacerazioni, molto più profonde di quelle che già non esistono. Quindi è evidente, noi diciamo, attenzione, non è questo il momento né storico né politico per operare divisioni, quando anche si discute su singole questioni che non sono sicuramente né quelle dell'istruzione, né quelle della sanità, né quelle dell'ambiente, sulle macro tematiche che sono condensate nelle 23 materie, fra quella di legislazione concorrente e quella di legislazione esclusiva. Diciamo, quindi, come dire, apriamo un ragionamento sul merito delle cose che possano portare beneficio, perché è evidente che l'ampiezza a livello decisionale su alcune materie può tornare anche utile. Sicuramente non può tornare utile sulle materie cardine che noi abbiamo già individuato essere sanità, istruzione, lavoro, che sono quelle che assolutamente devono avere un corpo unico e unitario. Quindi da questo punto di vista, quindi, nessuna, come dire, posizione pregiudizialmente ostile, ma semplicemente una richiesta di valutazione attenta su qualche elemento che può essere valutato se necessita, se serve. E diciamo che oltre questa prima azione, io segnalo già che già c'è nell'accordo che è stato fatto a livello di scuola, c'è già stato fatto un accordo fra i sindacati scuola e, diciamo, il governo del paese, che mette a riparo l'istruzione da questi rischi. Perché nell'accordo che è stato sottoscritto qualche giorno fa, l'unicità del sistema è stato uno dei posti al centro del dibattito e sul quale c'è stato l'impegno diretto del Presidente del Consiglio. Come dire, si inizia a creare una cultura di, non dell'intero governo, ma di una parte del governo, che è molto attenta alle questioni. E che cosa dice sostanzialmente questo accordo? Che, diciamo, i concorsi devono essere concorsi nazionali, che i programmi devono essere programmi nazionali, che il reclutamento deve essere nazionale. Quindi, rispetto all'idea che aveva lanciato soprattutto il Veneto, che aveva chiesto essenzialmente di avvocare a sé tutta la materia dell'istruzione, abbiamo già siglato un accordo che in qualche modo pone, no, una materia, qui naturalmente bisognerà farlo sulle altre, pone già un paletto importante. È evidente, quindi, c'è un impegno assunto dal Presidente del Consiglio e quindi dal Governo, che a un certo punto già ha posto un limite ben evidente. Quindi, come dire, le cose si muovono, a volte si muovono anche nella direzione giusta. Oggi bisogna fare grande attenzione perché naturalmente chi, come, diciamo, il nostro Presidente di Regione si era lanciato in maniera un po' disinvolta sul tema, forse senza ragionarci troppo su, è già tornato anche perché si determinano poi degli effetti domino, sì, poi era la stessa rivendicazione il sindaco di Napoli, c'è una città-stato con una moneta, noi, quindi, diciamo, noi adesso, ecco, diciamo che siamo nella fantasia, in questa contingenza storica le riforme si fanno ma devono avere un livello di condivisione ampio e importante, quindi se non c'è questo livello di condivisione è bene che si blocchi la macchina perché andiamo incontro a dei blackout. Quindi, come dire, noi ci siamo già mossi in questa direzione, un primo risultato lo abbiamo già portato a casa su scuola. È evidente che, chiudo sulla questione, diciamo, sanità, beh, quello è il modello che noi diciamo che è l'esempio, è la prova provata di come non funzioni, no, quel sistema,
e se qualcheduno pensa che diciamo, possa trarre, cioè, cioè i cittadini possono trarre vantaggio da un modello ulteriormente recentrato, noi diciamo che in questo momento è già difficile far funzionare la macchina per com'è, figuriamoci a sgranarla ulteriormente, a ridurla di ulteriori risorse finanziarie. Quindi è evidente che da questo punto di vista insomma c'è la guardia e alta attenzione. Castellucci, l'altro giorno sul Corriere della Sera Sergio Romano definiva anche questa la secessione dei ricchi contro i poveri, però ponendo un problema, dice attenzione a non tirare molto la corda perché il rischio nel tempo è che ci sia una secessione degli italiani dall'Italia, e quindi perché alcuni dati parlano di uno svuotamento demografico del sud, nei prossimi 30 anni si parla di un mezzogiorno potrebbe perdere 5 milioni di abitanti. Abbiamo anche sempre più realtà che si svuotano, i nostri centri di ricerca, le nostre università, le case editrici, addirittura la più importante, il più importante istituto di credito del Mezzogiorno, il Banco di Napoli, non è più Banco di Napoli ma fa parte del gruppo Banco Intesa. Quindi c'è, come dire, una perdita anche dei nostri presupposti, non soltanto economici, culturali, ma anche di identità del Mezzogiorno, che un processo come questo potrebbe soltanto accelerare ulteriormente, non crede? Ma sì, indubbiamente, un processo del genere andrebbe a peggiorare la condizione nord-sud che noi come organizzazioni sindacali sottolineiamo già da tempo. E questo processo che io direi anche in maniera forzata si è voluto all'inizio, con cui si è dato atto delle tre regioni del nord, ma che comunque diciamo è in una fase di riflessione anche il governo, il nostro avviso, in effetti creare qualche difficoltà seria come si diceva. E quindi questo svuotamento sicuramente bisogna tenerlo d'occhio, quindi bisogna che questa autonomia differenziata si comprenda fino in fondo qual è la volontà, ma soprattutto non deve assolutamente andare oltre, perché per quanto ci riguarda noi abbiamo già iniziato innanzitutto a sensibilizzare le istituzioni, abbiamo iniziato a sensibilizzare i cittadini, perché bisogna comprendere che non è solo un danno per quello che può essere, come si diceva, la sanità o l'istruzione, ma rischiamo che ci sia appunto una disertificazione paradossalmente delle aree del sud, e quindi questa difficoltà poi è oggettiva. È indubbio che noi ci auguriamo che rispetto a quella che è la discussione, questo sistema per esempio della sanità universale non deve venir meno assolutamente, che le risorse devono essere destinate attraverso un sistema appunto universale, perché sarebbe davvero impossibile poter gestire sia il pezzo dell'istruzione ma il pezzo della sanità rispetto a quello appunto che è l'autonomia differenziata, perché abbiamo già una difficoltà rispetto a quelle che sono appunto le risorse del Mezzogiorno. Quindi attraverso questi processi noi dobbiamo invece rilanciare l'idea che se non c'è un sud forte, se non c'è un sud sviluppato, sicuramente c'è anche una difficoltà oggettiva dell'intero paese, e quindi poter portare le regioni del sud attraverso anche un percorso di sviluppo, quindi di attenzione, perché di fatto al di là del regionalismo differenziato il vero problema è che non c'è ancora una grande attenzione per il sud da parte del governo centrale. Invece tentando di riportare l'attenzione del governo centrale alle regioni del sud, la Puglia, sicuramente significa trattenere anche tanti ragazzi che si spostano per studiare fuori regione, riprendere quella economia che molte volte incomincia a sfuggire anche rispetto a quelle che sono le risorse poi sui territori, e quindi avere la possibilità di rilanciare il paese nella sua totalità. È ovvio che facendo in questa maniera, avendo la volontà soprattutto della Lega dell'autonomia differenziata, si andrebbe a dividere ancora di più il paese.
Noi siamo convinti che le risorse vanno gestite attraverso quel sistema universale di solidarietà solidaristico, perché noi dobbiamo dare la possibilità, per esempio per la sanità, di far curare o di curarsi al di là della condizione economica, e quindi di avere anche tutti i supporti sanitari disponibili sul territorio. Quindi al di là di quello che può essere sicuramente la volontà di qualche presidente di regione, la questione va affrontata nel Parlamento, va affrontata anche rispettando quelle che sono le dinamiche anche delle altre regioni, e quindi va affrontata anche in maniera così come sta facendo anche CGIL e CISL-UIL, attraverso delle iniziative, ma coinvolgendo le istituzioni, affinché non ci sia davvero quella secessione che tanti professori, ma anche gente che sicuramente riesce ad interpretare, studiosi, il fenomeno ce lo danno come rischio. Quindi è un rischio fondato e che ci auguriamo si possa diciamo rivalutare e far comprendere che il Sud merita uno sviluppo così in modo che si possa rilanciare l'intero paese. Anche perché Peluso, diciamo, da una parte ci sono queste istanze sovraniste, dall'altra prendono piede queste rivendicazioni di regioni Stato, insomma, e secessioniste. Rischiamo veramente di far implodere quello che il Novecento ci ha consegnato, cioè degli stati nazionali. Mi ha molto colpito una definizione che ha dato qualche giorno fa Lucio Caracciolo, che è il direttore di questa rivista di geopolitica, l'IMES. Dice: attenzione, le nazioni non sono per sempre, possono anche finire. Quindi chi è agganciato ad un concetto di una nazione che duri per sempre non conosce la storia. Le nazioni possono avere un termine, possono implodere, si possono compromettere. E alcune rivendicazioni che ci sono anche in Europa, pensiamo alla Catalogna in Spagna, ma pensiamo anche alla Scozia nel Regno Unito, e i processi che già si sono verificati, per esempio con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, stanno lì a testimoniare che questi processi, se si dovessero mettere in moto, possono poi realmente sfuggire di mano. Un caso su tutti anche la Brexit, cioè avevamo in mente un'idea di un certo tipo che il popolo poi ha bocciato sonoramente. Oggi la Gran Bretagna non riesce ad uscire fuori da questo cono d'ombra nel quale si è cacciato. Quindi facciamo anche molta attenzione a non innescare processi di questo tipo che potrebbero poi realmente sfuggirci di mano. Sono perfettamente d'accordo, e aggiungerei una riflessione. Allora, Lombardia fa il referendum sull'autonomia differenziata, vota poco più del 35%, cioè una minoranza del popolo lombardo va a votare per il referendum. All'interno di questa minoranza la maggioranza ha detto sì, vogliamo più autonomia. Ma le ragioni di questo quali sono? Sono che in realtà la Lombardia non è tutto oro. Certo, è una delle regioni più ricche del paese, più produttive, ma non è che il livello, diciamo, di ricchezza è distribuito grosso modo equamente tra tutti i cittadini. Vi sono anche lì delle forti aree depresse. Innescare un principio come vogliono coloro che chiedono appunto l'autonomia differenziata, e come la Lega che sostiene questo principio, ragionare sul fatto che laddove io produco di più, produco più gettito fiscale, vuol dire che produco di più, ho più diritti degli altri. Attenzione che non è un discorso che fai soltanto a livello di regione, perché quando poi vai a ricadere sui servizi essenziali e sui livelli essenziali delle prestazioni, se tu ragioni in termini di gettito fiscale, di capacità fiscale, anche del singolo, tu rischi di stabilire un principio per il quale chi ha di più ha più diritti. E questo vale non soltanto tra la regione Lombardia e la regione Puglia, tra la regione Veneto e la regione Campania, cioè tra il nord e il sud del paese, ma rischia di valere all'interno delle stesse regioni che chiedono l'autonomia differenziata. Cioè rischia di essere un principio politico, attenzione, non soltanto un discorso di se ho più risorse posso far vivere meglio i miei cittadini tutti, ma rischia di essere una visione per la quale chi appunto ha di più, chi produce di più e chi è più ricco quindi ha più diritti.
diritti in termini di prestazioni, eccetera. Allora è qui che la secessione dei ricchi diventa un tema molto molto sottile, importante e sottile, perché non è soltanto la secessione delle regioni ricche dalle regioni più povere, ma la secessione degli individui più ricchi dagli individui. Le sacche di povertà rischiano di aumentare non soltanto tra le regioni del paese, ma all'interno delle stesse regioni. Allora è chiaro che vediamo che abbia un ruolo forte il Parlamento, non può essere questa una discussione che tu limiti soltanto a un fatto tecnico, ed è una discussione peraltro che appunto deve diventare anche un tema, diciamo, dell'Europa, perché in Europa abbiamo tantissime situazioni differenti, abbiamo anche tantissime ragioni differenti, abbiamo nella Spagna regioni che sono connotate dal punto di vista culturale, storico, diciamo, da caratteri talmente forti che le richieste di separarsi sono magari di riconoscimento di una forte autonomia sono giustificate da questi elementi. Ma attenzione, però un conto è avere delle autonomie più o meno forti, ma comunque in un contesto politico fortemente unitario. Un conto è ritornare ad avere invece questa sorta di forte corporativismo a livello regionalistico, a livello locale, che rischia di riaprire ferite profonde in un'Europa che da 70 anni vive in pace e che rischia invece di scatenare, non dico nell'immediato delle guerre, ma sicuramente delle tensioni anche sociali fortissime, come del resto anche pensiamo in Francia. Non è che la Francia sia più povera dell'Italia, ma sicuramente si sono create delle fratture sociali talmente forti che oggi abbiamo un fenomeno di protesta, magari anche cavalcato da alcune forze politiche, ma il fenomeno di protesta c'è e trova le ragioni anche nelle fratture sociali che si sono determinate. Quindi se noi continuiamo a lavorare per amplificare questi solchi, noi rischiamo di amplificare tutte queste situazioni di tensione violenta. È chiaro che invece la discussione deve essere quella di recuperare invece una visione unitaria che tenga conto della necessità anche di decentramenti e autonomie, ma che siano molto ragionate, ponderate e che soprattutto garantisca quei diritti costituzionali che sono previsti e che sono uguali per i cittadini, o meglio, i cittadini sono uguali di fronte alla Costituzione. Non possiamo accettare l'idea di partire da un presupposto invece in cui così non deve essere. Siccome oggi già ci sono tante sacche di sofferenza, bisognerebbe lavorare per eliminare le sacche di sofferenza, non per aggiungerne delle altre. Ecco Turi, secondo una ricostruzione che veniva fatta nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, il vice premier Salvini avrebbe già ordinato ai suoi di preparare i decreti attuativi rispetto a questo regionalismo differenziato e che aspetta ad innescare questa vera e propria bomba il risultato del 26 maggio delle europee. Se il risultato dovesse essere di favore e di consenso ampio per la Lega, si partirà subito con quella che secondo molti analisti può diventare il vero banco di prova sul fatto che questo governo regga nelle sue due anime, quella 5 Stelle e quella Lega. E un'ipotesi di questo tipo la ritiene plausibile? Ma diciamo, questo governo ci ha un po' fatto capire tante cose, che di fronte alle questioni che sembrano dividerlo, poi alla fine si trova sempre la soluzione. Quindi il rischio oggettivamente può esistere, bisogna lavorare. Cioè fanno tutto loro, maggioranza e opposizione. Sì, perché il rischio esiste, poi alla fine magari può non portare grandi risultati, può portare piccoli risultati, come già accaduto su altre questioni, no? Quindi voglio dire, poi la mediazione rischia di essere, diciamo, anche se una mediazione a ribasso, è un'ipotesi plausibile. Io aggiungo una riflessione. Nel 2000, quando si è proposto, era il 2016, quando l'allora governo Renzi tentò di riformare la Costituzione, diciamo, lì c'era una visione diametralmente opposta rispetto a quella attuale. Quindi stiamo parlando di poco più di due anni fa. Il tentativo di riforma proposto all'epoca andava esattamente nella direzione opposta, cioè l'idea riformista era sintetizzata nel principio che dovesse in qualche modo limitarsi l'autonomia delle regioni.
Quindi sostanzialmente riproponeva un'idea, diciamo il legislatore dell'epoca, riproponeva un'idea sostanzialmente di ritorno, non dico a uno Stato unitario, ma a uno Stato che in qualche modo vedesse una dimagrato tutto il decentramento che fino allora c'era stato, perché causa di sprechi, di inefficienze e probabilmente anche del grosso debito pubblico. Quindi a distanza di poco più di 2 anni si tenta di andare in direzione opposta. Quindi oggettivamente, insomma, stiamo vivendo un po' sulle montagne russe, si passa da una parte all'altra. Io penso che bisogna fare molta molta attenzione. I rischi, diciamo, ci sono tutti, perché purtroppo, no, per come è stato disegnato il percorso, è possibile una semplificazione senza l'intervento del Parlamento. Quindi questo è un rischio che indubbiamente esiste ed è reale, e a noi tocca il compito, no, di tenere alta la guardia e di evitare che si facciano mediazioni anche a ribasso. Quindi è evidente che, diciamo, ci siamo già spesi in questa direzione, lo faremo ancora in maniera più decisa, anche perché, lo diciamo, CGIL e CISL e UIL si sono fatti promotrici un po' in tutta Italia di una raccolta di firme, no? Quindi, come dire, hanno una posizione, forse è l'organismo che più ha avvertito, no, la delicatezza del tema e che più ha reagito, e non perde occasioni per metterlo al centro di tutte le sue iniziative. Come dire, è evidente che noi non riteniamo che quella sia la strada da percorrere, bisogna tenere alta l'attenzione e, come sempre, rispetto ai giochi di palazzo esistono pur sempre i movimenti che si devono, si, diciamo, i lavoratori, per quello che ci riguarda, con grande attenzione verso i cittadini, per sensibilizzarli sul tema, perché su questa partita, buona parte del futuro, stabiliremo addirittura un punto di non ritorno. Quindi, soprattutto per le regioni del meridione, lo diceva bene Antonio prima, cioè noi stiamo parlando di un sud abbandonato, quindi figuriamo se andassimo a innestare scelte di questa natura, avremmo probabilmente dato il daremo colpo, la stura ad un paese finale, sempre più duale, sempre più duale. Castellucci, insomma, questo dibattito intorno al regionalismo differenziato raccoglie anche pareri piuttosto, come dire, unanimi nel affermare che non si può innescare un procedimento di questo tipo che finirebbe, lo avete già detto, con penalizzare ulteriormente il Sud. E ci sono anche, c'è un bellissimo libro di Federico Fubini, che è un economista e un giornalista del Corriere della Sera, il libro La maestra e la camorrista, nel quale appunto lui afferma che si finisce sempre più col diventare quello che si è nati, quasi a voler imprimere questo concetto, cioè il luogo dove si nasce finisce con l'essere poi una tara che noi nel proseguo della nostra vita. Processi di questo tipo finirebbero con istituzionalizzare situazioni che per l'appunto andrebbero rimosse. Un tempo invece c'era proprio la necessità di rimuovere quelli che potevano essere alcuni ostacoli che accompagnavano la nascita di un soggetto. Sotto questo punto di vista, diciamo, grazie, il sindacato sta operando in maniera unitaria, a differenza, devo dire, di quanto invece non avvenga in Confindustria, dove c'è una Confindustria che si spacca su questo tema, con imprenditori del nord che spingono per questo regionalismo differenziato e imprenditori del mezzogiorno d'Italia che invece pongono delle resistenze. Ma sicuramente le organizzazioni sindacali potrei dire percepiscono di più il problema, un quesito, ma che sicuramente trova risposta su questo, perché noi oggettivamente riscontriamo in maniera importante questa difficoltà delle regioni del Mezzogiorno, parlando poi in modo particolare della Puglia. Ecco perché c'è stata anche una levata di scudi nel momento in cui il Presidente della Regione Puglia, quando ha annunciato che voleva percorrere questa strada. È indubbio che noi dobbiamo e siamo convinti di questo. Per noi essere collocati in questa parte geografica, area geografica, non è una penalizzazione. Noi siamo convinti che possiamo, può essere un sud rilanciato, che si può rilanciare, può essere un sud che sicuramente è un mezzogiorno che dà anche delle opportunità
alle altre regioni, alle regioni settentrionali, anche perché se noi dovessimo censire, nella domanda precedente, tanta gente che si sposta al nord, sicuramente andremmo a verificare che tanti posti importanti di dirigenti, di imprenditori, è tutta gente che è emigrata verso il nord. Quindi noi dobbiamo continuare la nostra attività di informazione nei confronti dei cittadini. Noi dobbiamo continuare come CGL, CISL e UIL su questa battaglia, perché questa è una battaglia a tutti gli effetti, perché non vogliamo assolutamente penalizzazioni, anche perché continuare con questo processo che qualcuno auspica significa non solo in due o in tre, ma dividere anche l'Italia dalla parte restante dell'Europa. Quindi significa creare un sud del sud, paradossalmente. E quindi su questo noi siamo impegnati affinché il Parlamento comprenda fino in fondo che quando noi, ma anche lo abbiamo ribadito nella manifestazione nazionale di CGIL CISL e UIL il 9 febbraio scorso, ieri con i comizi dei tre segretari generali, è un sud che necessita di attenzione, è un sud che necessita di risorse, e quindi non si può andare controcorrente rispetto a quello appunto che sono le risorse che serve regioni. Quindi abbiamo necessità di risorse importanti e necessità soprattutto di risorse che vengano spese in maniera adeguata, anche perché tutta la questione del regionalismo differenziato, dell'autonomia differenziata, la possiamo leggere perché appunto è solo diciamo la magia, e quindi dare più risorse ad alcune regioni e meno risorse ad altre, appunto creare quella differenza che purtroppo non può esserci, anche perché non ci dimentichiamo che ci sono state anche delle lotte affinché ci fosse un'Italia unita, e quindi su questo noi difenderemo sicuramente le nostre posizioni, ma rispetto a quello che si diceva pure prima, le organizzazioni sindacali hanno iniziato anche la raccolta delle firme che verranno comunque presentate. L'accordo a cui si faceva riferimento prima della scuola è un accordo importantissimo, perché comunque sicuramente colloca un primo pezzo, un primo ragionamento di una autonomia che non c'è, almeno per quanto riguarda diciamo la questione della scuola. Lo ha sottolineato anche il sottosegretario Giuliano qualche giorno fa in un'intervista. Quindi è un rischio, è una minaccia, però sicuramente i buoni propositi saranno sicuramente anche compresi da qualcuno che oggi purtroppo non la pensa nella stessa maniera. E comunque il sud non deve essere un peso per la parte, per il nord, per il settentrione, anche perché noi siamo convinti che che abbiamo tante potenzialità, e sicuramente queste potenzialità si potranno sempre rilanciare sui territori, però non certo depauperandoli, togliendo risorse, ma sicuramente aggiungendoli, investendo su questa parte del Mezzogiorno. E in tal senso il presidente dello Svimez ricordava nei giorni scorsi che l'Italia è l'unico paese mediterraneo, a differenza di Spagna e Francia, che sono anche atlantiche, e quindi giocare sulla mediterraneità significa puntare sul sud per un riscatto dell'intero sistema paese. Assolutamente, perché rilanciare il sud significa rilanciare l'intero paese. Certo, siamo in chiusura, io vorrei però un commento. Ghiotta ha l'occasione di avere i tre segretari confederali su questo dato che è stato censito nei giorni scorsi, proprio qualche giorno fa, che è stato riportato anche dai media nazionali, il dato redatto dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Taranto come la città nella quale si continua a morire maggiormente per problemi legati a malattie, finisce con l'essere, come dire, il luogo che determina queste statistiche, ma è piuttosto negative. Vorrei un commento da Peluso e poi anche dal segretario della CISL e della UIL su questo dato che ha fatto anche molto rumore su scala nazionale. Sì, soltanto una battuta, diceva prima Antonio Castellucci: il Mezzogiorno ha bisogno di più risorse. Io dico, aggiungerei, ha diritto a quelle risorse, perché i cittadini del sud sono cittadini italiani
e quindi hanno diritto ad essere trattati alla pari dal punto di vista dei servizi, alla pari degli altri cittadini italiani. Quindi questo va detto con forza ed è questo il vero cuore della battaglia. Sui dati, io ci farei una trasmissione con i dati però disaggregati, letti per bene, perché dalle prime informazioni che sono arrivate sembrerebbe essere confermato il fatto che Taranto abbia una situazione catastrofica da questo punto di vista. Poi guardando un po' meglio si cominciano a vedere delle cose che non sono state spiegate, che in questo report dei consulenti di lavoro probabilmente non sono completamente spiegate. Intanto c'è una diminuzione percentuale meno forte che in altre città, ma c'è una diminuzione negli ultimi anni. Questo che vuol dire? Non è che noi dobbiamo dire che siccome c'è una diminuzione abbiamo risolto i problemi. Cosa avviene nel corso degli anni? Prendiamo un dato, il dato relativo all'amianto. Allora, è noto che il mesotelioma esplode magari dopo 20 anni che si è respirata la fibra di amianto. Qualcuno anche dopo 25, qualcuno un po' prima a seconda anche della capacità di reazione del fisico. Allora, noi dobbiamo capire che, ma per dare risposte più concrete ai cittadini, per capire anche come ci dobbiamo attrezzare per il futuro, ma naturalmente devo essere breve perché siamo in chiusura, Noi dobbiamo capire processi come avvengono dal punto di vista scientifico e quindi il prezzo che stiamo pagando oggi dove risale esattamente. Cioè se io ho oggi una malattia di quel tipo probabilmente non è perché oggi ho il problema o la dimensione del problema di oggi è diversa dalla dimensione del problema quando ho contratto una malattia che esplode oggi. Quindi questi sono discorsi che vanno affrontati in maniera interdisciplinare, non può essere seconda cosa. È chiaro che noi abbiamo bisogno di investire in due segmenti nei quali invece in tutte le discussioni anche politiche che sentiamo non si prendono molto in considerazione. La prevenzione, penso all'interno della fabbrica, dovrebbe essere la prevenzione in maniera ampia obbligatoria per tutti gli operai, a cominciare dagli operai ma anche per i cittadini, soprattutto dei quartieri limitrofi come i tamburi. Quindi la prevenzione, ma anche attenzione, l'intervento sanitario ben programmato prima che il caso esploda al punto tale da poter essere irrecuperabile. E quindi da questo punto di vista strutture sanitarie più efficienti sul territorio, il più vicine possibile ai cittadini, che possono anche aiutare ad intervenire il più presto possibile. Ecco, questa è la discussione vera da fare. Il resto rischia di essere una discussione fatta su dati che vengono presentati male, letti ancora peggio, e che non fanno affrontare il vero problema che noi abbiamo, la vera emergenza che abbiamo a Taranto, e che manca un sistema sia sanitario all'altezza della situazione e soprattutto un sistema di prevenzione che possa, possa consentire anche di apportare i correttivi a quelli che sono naturalmente i processi industriali che producono inquinamenti e quindi danni. Castellucci, il commento della CISL su questi dati forniti dai consulenti del lavoro. Non si discosta molto rispetto a quello che diceva Paolo, perché una valutazione oggettiva la si fa nel momento in cui si hanno sotto gli occhi i dati. Però in dubbio, se noi volessimo fare un ragionamento, innanzitutto ci fa capire che probabilmente è mancata la prevenzione negli anni passati rispetto al dato oggettivo che vediamo oggi. E quindi bisogna capire come andare avanti in modo che non ci siano più quei dati, quelle percentuali. È naturale che questo fa parte anche delle varie piattaforme che abbiamo fatto in questi anni. In maniera particolare l'abbiamo anche sollecitato al ministro Di Maio in occasione del CIS. Noi abbiamo necessità di un territorio dove la sanità non sia agli ultimi posti in termini di prevenzione, ma soprattutto si investa rispetto a quello che è una sanità adeguata al territorio. Adeguata al territorio perché incombe appunto la più grande acciaieria d'Europa, incombe tutta un'altra serie di fattori che incidono su quella che è la qualità ambientale, e quindi noi rispetto a quella che è la valutazione veramente dobbiamo avviare un percorso di prevenzione che forse è il ragionamento cardine poi di quelli del dato che è emerso da parte dei consulenti del lavoro.
Quindi bisogna avviare davvero un percorso nel più breve tempo possibile, anche perché se noi parliamo di sanità, poi abbiamo dall'altra parte il piano di riordino sanitario della Regione Puglia e che sicuramente bisogna riprendere affinché si possa cambiare pagina, bisogna voltare pagina e intervenire nell'ambito del territorio ionico, ma anche, come diceva Paola, all'interno dell'azienda, per esempio, di Mittal adesso. E quindi noi ci auguriamo che rispetto a quelli che sono i dati ci sia una presa di coscienza da parte di tutti, ma soprattutto che si intervenga in ambito sanitario, perché io non ci scordiamo che abbiamo il centro salute ambiente, però qual è oggi l'utilizzo, o meglio, diciamo, l'influenza del centro salute ambiente? Cioè non abbiamo grossi riscontri, anche perché doveva essere un organismo appunto che doveva verificare sul territorio tutta una serie di dati. Quindi noi auspichiamo affinché ci sia un monitoraggio, ma soprattutto una prevenzione vera all'interno della fabbrica, ma anche sull'intero territorio. Ecco, Turi, una delle sfide che un sindacato moderno deve poter cogliere è anche quello della sostenibilità ambientale dell'attività lavorativa. Questi dati, al di là del fatto che possano essere letti bene o male e che vanno anche, come dire, disaggregati, il tema di fondo però resta quello di un orizzonte, come dire, di carattere etico anche nell'affrontare temi come questi, che devono essere poi, come dire, elemento per un sindacato per lanciare una sfida alla modernità. Ma diciamo che obiettivamente ancora una volta non riusciamo a fare passi in avanti sul tema, cioè il discorso poi rischia di sostanzialmente di impantanarsi. Allora, sulla questione, tornando per un attimo alla questione CIS e dei soldi non spesi, il 30% sono stati spesi, del 70% non speso il 50% riguarda la sanità. Quindi diciamo, se proprio la dobbiamo dire tutta, è evidente che c'è un problema di emergenza sanitaria sul territorio. Io approfitto della circostanza per dirvi che le federazioni di CGL e CISL e UIL inizieranno a protestare nuovamente il giorno 6 prossimo sul problema delle liste di attesa, presidiando la provincia ionica. Quindi il 6 i nostri amici e colleghi affiancati da noi inizieranno nuovamente a svolgere questa azione di protesta, quasi a dire che il problema della sanità non è un problema affrontato. A fronte di criticità, che quel tipo di criticità richiede due tipi di interventi: le bonifiche, no, su cui noi l'abbiamo detto, ci sono addirittura 161 milioni di euro per bonificare un territorio di 550 chilometri quadrati, quindi, come dire, nulla. Sulle questioni sanitarie abbiamo affrontato il problema delle infrastrutture, ma l'ospedale non è partito, delle strumentazioni, ma le strumentazioni non sono state acquistate, non abbiamo affrontato il tema del personale. No? Come dire, la questione sanità è tutta lì pronta per essere trattata e dovrebbe essere l'impegno, oltre naturalmente alle questioni ambientali che invece vedono tratti di evoluzione, anche se non sono soddisfacenti, lo sappiamo tutti, però vedono soluzioni, diciamo, o meglio una trattazione del problema piuttosto importante. Sulla questione sanitaria siamo oggettivamente fermi. Quindi rispetto a patologie che sapevamo perfettamente che il 2020 sarebbe stato l'anno più critico per il territorio, quindi questo era già scritto, non c'è nulla di nuovo, anziché reagire con una sanità, diciamo, importante, efficiente, noi accusiamo invece dei ritardi inspiegabili. Quindi rispetto alle criticità occorre trovare le soluzioni. È evidente, quella sanitaria è la vera emergenza, molto più di altre che vengono a volte in maniera tirate fuori, anche in maniera imprecisa, non dico inopinata, ma sicuramente imprecisa. Quindi il tema della sanità è il tema che impegnerà CGL e CISL e UIL nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché è quella la causa, diciamo, che naturalmente non rende il tema della compatibilità, è quello il tassello che sta mancando, ma manca da troppi anni.
È evidente che quell'aspetto fonda sulla prevenzione. Lo dicevano bene i colleghi prima, no? Al 2012 era stata fatta tutto, era stato edificato, o meglio, scritto un percorso che fondava tutto sulla prevenzione, quindi su un'attività molto molto attenta, no, di indagine soprattutto sui lavoratori più esposti. Di quella stagione oggettivamente oggi portiamo a casa risultati scarsissimi, per non dire nulla. È evidente il tema dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, è il tema sanitario, ed è evidente che qui, al di là dei piani di rientro, dei piani di riordino, noi l'abbiamo detto anche nel documento che abbiamo consegnato ai ministri, la questione sanitaria è questione prioritaria per il territorio di Taranto. Quindi noi ci aspettiamo già, anzi lo faremo già prima ancora che ci sia la prossima seduta del CIS, faremo la richiesta di incontro al ministro Grillo, perché quella è una questione che non va, diciamo, trattata alla stregua delle altre, va estrapolata dal contesto, perché siamo di fronte a una vera e propria emergenza. Grazie, quindi questa iniziativa che riguarderà le tre sigle sindacali sulle liste d'attesa negli ospedali della provincia, che sicuramente merita attenzione e che seguiremo con grande dovizia di particolari. Io ringrazio il segretario provinciale della CGIL Peluso per la sua partecipazione, il segretario della CISL Castellucci e chiaramente anche il segretario della UIL Turi. Voglio ricordarvi a coloro i quali non hanno avuto la possibilità di vedere in diretta streaming questa nostra puntata, sarà possibile rivederla sul canale YouTube di Cosmopolis Media, sarà anche possibile rivederla sui nostri canali social, e ringrazio anche la struttura che ci ha ospitato qui questa sera, la Scuola di Alta Formazione ubicata in via Anfiteatro qui a Taranto. Grazie ai tecnici che hanno reso possibile questa nostra puntata, e chiaramente un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno inteso seguire i nostri lavori. Grazie.